Barbara D'Urso qui al Gay Pride, è uno scoop incredibile. Io vi amo, io sono con voi, lo sapete, io lotto da 15 anni per voi, lo sapete. Pride storico per la città di Napoli, il Pride dei 25 anni dopo il primo Pride nel sud Italia e il primo Pride a Napoli. Una generazione di cittadini e cittadine che chiedono piena uguaglianza e libertà. Per questo c'era, come dire, in piazza c'erano i genitori di questi ragazzi giovanissimi, di queste ragazze giovanissime, a chiedere la stessa cosa 25 anni fa, rispetto, uguaglianza e libertà. E noi speriamo che questa voce di generazioni arrivi alla nostra classe dirigente e alle istituzioni democratiche, perché venga approvata prima possibile la legge contro l'omofobia e contro la transfobia. Sono qua perché dove c'è da dire che i diritti sono uguali per tutti, io cerco di esserci, perché per me è fondamentale. Tanti colori. Sì, che è la bellezza, no? Tanti colori. Sindaco, anche questa è Napoli, Piazza Dante, tantissime persone, tanto colore. Beh, in questi anni questa piazza è stata la piazza dei diritti, la piazza dei giovani, la piazza della mobilitazione, la piazza dei sogni, la piazza di chi crede nella giustizia, nell'uguaglianza, nelle persone. E oggi mandiamo un messaggio forte, che Napoli è la città dei diritti e che il Parlamento dimostri di essere laico e che rispetti la Costituzione in modo da attuare subito il DDL Zan. Francesca, questo Gay Pride parla napoletano. Questo Gay Pride parla d'amore, di unione, di bellezza, di gioia, di comunità, e parla soprattutto il napoletano, che è una lingua straordinaria. Certamente. Silvio, cosa direbbe? Ma secondo il mio punto di vista, che tengo per me, ma a questo punto lo dico anche a te, penso che sarebbe felicissimo di partecipare a una piazza dove si parla soltanto di bellezza, di amore e di diritti. Allora, Alessandro Zan, intanto tantissime persone, tante fotografie, tanta visibilità, insomma, qui in questa piazza che si colora di tantissimi colori dell'arcobaleno, per questo, per sostenere anche questo decreto, il tuo decreto, che poi è di tutti. Sì, è di tutti, perché è una legge che il nostro paese aspetta da più di 25 anni, mentre la politica discute di mediazioni che molte volte non hanno grande senso, assistiamo a fenomeni di violenza, di discriminazione, di bullismo, addirittura molti giovani arrivano al gesto estremo del suicidio perché non reggono le offese, le ingiurie, e dunque bisogna lavorare anche molto nelle scuole per insegnare appunto il rispetto nei confronti di tutte le differenze e contro ogni discriminazione. Dunque la legge in esame è una legge completa, perché affronta la violenza con la parte penale, ma anche fa tutta una parte di prevenzione che serve a rendere i cittadini migliori, perché quando noi avremo delle persone che non odiano più e non aggrediscono più degli altri semplicemente perché esistono, avremo vinto tutti, tutta la società avrà vinto. Dobbiamo stare vicini. In questa piazza così che remita con tanta gente, per manifestare ovviamente e per dare anche un supporto a questo decreto legge Zan. Ho visto che siete abbracciati. Sì, ci siamo abbracciati perché io da sempre ho sostenuto l'idea che tutte le persone che finora hanno aggredito, picchiato, insultato, sentendosi anche un po' protette da un'assenza di legge, da una carenza di legge, sentendosi anche impuniti, possano finalmente capire che i loro gesti, le loro parole sono punite con un aggravante
di una legge, e mi dispiace che qualcuno questa cosa non la voglia capire, che vuol dire che c'è ancora qualcuno in Italia e anche nella politica che pensa che in fondo le botte, gli insulti, denigrare sia qualcosa di legittimo e che non vada punito. E quindi penso che da questa piazza deve arrivare un bel segnale, che deve arrivare dritto a Roma e a far capire che è arrivato il momento di approvare una legge che, prima ancora di essere del PD o di SEL o del Movimento 5 Stelle, è una legge di civiltà, perché protegge gli adolescenti, soprattutto, che sono quelli più sensibili. Ma se un senatore leghista un giorno avesse un figlio che torna a casa in lacrime perché è stato insultato, perché è stato picchiato, come si sentirebbe, prima ancora da senatore, da genitore, a dire a suo figlio: io non ho voluto firmare una legge che poteva tutelare la tua dignità? Come si sentirebbe? Salutiamoci col cuore, davvero col cuore.